storia che inizia a Biella. Quattro generali protagonisti del Risorgimento italiano e una famiglia che con il suo impegno e i suoi valori è diventata uno dei simboli dell'Italia unita. È dalle figure dei quattro fratelli La Marmora, i generali Alfonso, Carlo Emanuele, Alberto e Alessandro, che nasce una famiglia nel Risorgimento, i La Marmora dal Piemonte all'Italia. Un volume a cura della professoressa Silvia Cavicchioli, fortemente voluto e sostenuto nella sua realizzazione da Beaver Banca, che lo ha anche scelto come strenna natalizia 2011. Non è il classico libro strenna patinato di un chilo, di due o di tre, che poi si mette in bella mostra in libreria di casa e poi si lascia lì. Questo è un testo importante, per i ricercatori, per gli studiosi, specialmente di storia contemporanea. Ma è anche un libro interessante per tutti. Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa perché ci sembra che questo sia anche un modo attraverso il quale la banca del territorio, la banca di casa, possa essere vicina a iniziative di cultura e di storia. Ci è sembrata un'occasione importante, legata anche a questo anno importante che è il 150° dell'Unità d'Italia. Un'opera, quella sui quattro fratelli La Marmora, in cui le vicende del territorio biellese si intrecciano con quelle dell'unificazione italiana. Un volume in cui la storia di una famiglia diventa a poco quella di tutto il popolo italiano. Una occasione in qualche modo imperdibile per ripercorrere alcuni tratti più salienti di questa nostra storia nazionale con un particolare obiettivo, cioè quello di far dialogare, intrecciare quella che è la storia nazionale con una storia che è una storia locale. Nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, l'orgoglio di Biella per questi suoi illustri concittadini è vivo e manifesto. La città celebra infatti la memoria dei quattro fratelli La Marmora anche con una mostra. Un percorso in quattro tappe che tocca gli storici Palazzo Ferrero e La Marmora, la Basilica di San Sebastiano e anche la sede di presidenza di Beaver Banca, dove sono esposti quadri, statue e cimeli dell'epoca risorgimentale. Un'iniziativa che ha trovato il suo culmine proprio con la presentazione del libro strenna di Beaver. È ancora più importante il contributo ricevuto, non soltanto perché ricorda quattro protagonisti del Risorgimento, ma perché si configura come il sostegno a un ente che si occupa della conservazione della memoria non solo di una famiglia, ma di un'intera generazione attraverso più secoli. Credo che questa sera è stato per noi tutti un momento di grande emozione, naturalmente poter presentare questo libro molto bello sui quattro fratelli generali e poter prendere anche l'impegno di una divulgazione maggiore che possa in qualche maniera portare a tutti i cittadini italiani una memoria di questo nostro meraviglioso paese.